Abbiamo intanto pensato di far partire una serie di misure, intanto per dare un segnale di attenzione a questo territorio che ha subito fortemente, anche qui, anche nell'Alto Mugello, le problematiche che purtroppo l'Emilia-Romagna ha vissuto, la Romagna ha vissuto in modo più pesante. E intanto abbiamo risposto al primo appello che proprio Coldiretti ci ha fatto sul varare immediatamente il provvedimento per la possibilità di avere il gasolio a costo ridotto per le imprese agricole di questo territorio, anche in considerazione del fatto che molte imprese agricole hanno dato una mano anche alle amministrazioni locali con i propri mezzi, con la propria attività. Porteremo in giunta il 3 luglio le linee guida per un bando che uscirà dopo qualche giorno e che metterà a bando 2 milioni di euro per il ristoro dei danni strutturali delle imprese. Danni strutturali vuol dire anche danni a colture arboree, tipo appunto i castagneti, che in questa zona hanno subito fortemente i danni dal maltempo, ma anche le strade interne alle proprietà private, alle proprietà delle imprese agricole, che siano funzionali naturalmente all'utilizzo, all'arrivo e all'utilizzo dei beni immobili dell'impresa. La terza misura che abbiamo pensato di varare e che faremo prima possibile sarà il bando sui fondi della montagna. Ci saranno 1 milione di euro destinati alle unioni dei comuni e questi finalizzati al ripristino della viabilità pubblica. Andremo a finalizzare questo bando esclusivamente alla rimessa in pristino del territorio e alla viabilità e daremo una valutazione in termini di punteggio molto alta ai 4 comuni che sono stati inseriti nel decreto che riguarda appunto la calamità naturale dei giorni passati. In questo modo, diciamo, con 3 misure che riguardano appunto il gasolio per le imprese agricole, i danni strutturali per le imprese agricole, compresi i castagneti, ma anche un aiuto e un sostegno alle amministrazioni comunali per il ripristino della viabilità, intanto diamo come Regione un segnale di attenzione ai nostri comuni. Naturalmente questo è qualcosa che si accompagna anche a tutta una serie di altre misure che la Presidenza della Regione, la Protezione Civile stanno mettendo in piedi per dare una mano ai comuni e quindi cercheremo di rapidamente di provare a dare una risposta a un territorio fortemente danneggiato.